Amici di Directa Sport, bentornati al Palacconi di Cagliari. Noi ricordiamo ancora l'appuntamento con il calcio a 5 giovanile, il playoff del campionato allievi. San Paolo, che si priva di cara come abituale nel campionato allievi, cerca il numero Cascello, che va al tiro col sinistro e sblocca subito l'incontro. Mattia Cascello, subito 1-0 per la San Paolo, il gol che serviva per sbloccare la partita. Chiama lo schema per il tiro da fuori di Lintas. Possibilità ancora per un possesso per la San Paolo, che qui ha una possibilità di sfruttare un 2 contro 1. Idda però calcia alto. Qui Mariani prova ad andarsene, se ne va di potenza. Poi il tiro sul primo palo. Cascello che va a ricevere con il sinistro, poi va a servire Idda. L'intervento in scivolata da dietro. Vediamo l'arbitro cosa decide. Cartellino giallo per Mariani. Bisogna capire se è calcio di rigore o punizione. Segna Murroni, 2-0. La San Paolo si porta avanti anche nel doppio confronto. Cascello Murroni, 2-0 San Paolo sul San Carlo. Trasformazione impeccabile. La palla è recuperata per San Carlo, che rischia di complicarsi la vita. Poi alla fine il tiro, la gran risposta di De Idda sul tiro di Nardecchia. Far andare al tiro Garini, tiro ribattuto, poi ci prova Taroni, una deviazione che per poco non beffa De Idda. Uno contro uno di Idda, che cerca il tiro. Questo calcio d'angolo battuto per il tiro di Zumbo, il gol del numero 10 che rimette in parità le cose. Ha segnato Francesco Zumbo. Vuole tornare in vantaggio qui la San Paolo, ci prova Cianchi, il tiro che però esce. Cianchi, vediamo se può andare al tiro, ci prova ancora Cianchi, il pallone che però esce fuori. Arriva il fischio dell'arbitro, il tiro direttamente in porta di Lintas, c'è una deviazione. Palla battuta alta dall'altra parte per Murroni, grande dribbling del numero 11 che poi la mette in mezzo per Cascello. Un gol straordinario, il dribbling di Murroni e poi tutto facile per Cascello. La doppietta, il 3-1 che rimette la San Paolo avanti. Però ci crede Mariani, il tiro e la palla alta. Cascello, il tiro col sinistro, cerca la tripletta. Continua a girare il pallone, Nardecchia, doppio tentativo, poi alla fine De Idda che può andare al tiro e qui finisce la partita. La San Paolo va alle Final 8 del campionato allievi.